Allora, ragazzi, Scam 5 mi sembra che, da quello che insomma, abbiamo potuto vedere, anche questa stagione spinge molto sul superare, no, il guardare oltre, spingere a guardare oltre, quindi guardare oltre le apparenze, guardare oltre anche le zone di comfort, guardare oltre le stesse emozioni e guardare anche all'altro. Siete d'accordo con questa opinione? Guarda, guardare oltre sì, ma una cosa bella è che invece a volte è proprio guardare quello che è davvero e non cadere nel guardare oltre, cioè non passare oltre, che invece è quello che facciamo nella vita. Guardare oltre sì, nel senso di attraversare e quindi arrivare sempre a nuove cose, oltre gli stereotipi e tutto quanto, però vedere quello che è la realtà e accettarla, accoglierla e trovare il proprio spazio, il proprio nuovo Sì, comfort, no? ed esserci soprattutto, essere presente lì nelle storie ed essere presente appunto non come elemento collaterale, ma come colonna portante e come certezza per quella persona. Sì, ecco, guardare oltre in questo senso, nel senso se pensiamo come superamento degli stereotipi, dei tabù e anche come andare oltre la propria zona di comfort, sono senza dubbio d'accordo. Sì. Scam riesce a parlare in modo preciso, puntuale a una generazione molto giovane, ma intanto parla anche a quelli più grandi, quindi io vedendolo vorrei tornare a scuola, vorrei tornare a partecipare alle feste universitarie, ecco, come ci riesce? Beh, penso che sia comunque molto sincera, che sia partita comunque da un lavoro di ricerca sui ragazzi e che questo ha permesso innanzitutto di attualizzarla molto e di proprio rappresentare quello che i ragazzi sono e quelli che i ragazzi vogliono e quello in cui loro si rivedono. E le interviste quindi sono state una cosa fondamentale. Poi anche il lavoro di ascolto che hanno fatto tutti gli sceneggiatori, Ludovico in primis con noi, nel confronto diretto ogni volta sulla credibilità delle scene, e comunque noi siamo usciti recentemente dal liceo, lui un po' meno, però bene o male, comunque abbiamo ancora quelle dinamiche come una questione attuale e comunque andare a riprendere quelle dinamiche là per noi a livello attoriale è anche più semplice. Sì, e poi secondo me proprio il linguaggio di Scam, trasversalmente proprio tutte le stagioni, è una cosa molto particolare che per l'appunto Ludovico ha trovato con noi, con gli attori, che ha un approccio quasi documentaristico perché, ecco, è molto molto vicino alla realtà e soprattutto alla realtà come viene percepita dai giovani di quell'età. Quindi questo penso sia sicuramente una carta vincente. Sì, e non è didascalico. Spesso nei prodotti che parlano di ragazzi e di ragazze, si ha la sensazione di vedere gli adulti che spiegano i ragazzi. E anzitutto questo rende la vita dei giovani e delle giovani come un tema a sé, come una piccola nicchia e non semplicemente delle persone in un certo momento della vita. E quindi è alienante, è strano, no? I giovani, è trash. È cringe. E poi lo fa appunto cercando di spiegare. E quello è un errore perché ovviamente né i giovani si riconoscono, né le persone adulte entrano veramente, perché crea automaticamente una distanza. Invece questa distanza, come dicevano loro, è completamente annullata dal fatto che si parla di alcune cose, ma in maniera non spiegata, non didascalica, ma semplicemente messa alla luce. È un C'è po' anche questo. quando, scusa, no, è un po' come quando si parla di educazione, no? E si dice che i fatti insegnano molto di più delle parole. Beh, secondo me questo è un esempio molto chiaro nel caso di Scam, cioè si educa molto di più facendo vedere le cose per quello che sono, più che invece cercare di fare i maestrini spiegando, no? C'è anche comunque una capacità di parlare a un pubblico non esclusivamente attraverso delle tematiche, cioè i giovani e il loro rapporto con una determinata cosa, il loro rapporto con le sostanze, ma comunque rappresentare anche diverse quotidianità e diverse zone di grigi con le contraddizioni dei vari personaggi nel bene e nel male, come delle persone nella vita vera. Grazie mille, siete stati gentilissimi. Grazie a Grazie, viva te. Scam, grazie, Grazie. grazie. Ciao. Ciao.